Il CrossFit per me è passione, community, uno sport, un lavoro e un modo per incontrare nuove persone e girare il mondo. Ho iniziato a fare CrossFit circa 4 anni fa perché mi sono iscritta a una Spartan Race. E dopo questa iscrizione sono stata contattata da alcuni ragazzi che mi hanno detto che si allenavano per prepararsi a queste Spartan Race e facevano CrossFit. E io a quel punto, cos'è il CrossFit? Vado a provare in un box del mio paese e da lì è stato amore. E ora sono 4 anni che mi alleno, faccio gare e 3 anni che insegno il CrossFit nelle classi e come personal trainer. Hey, little darling. Io ho sempre fatto sport agonistico. Prima del CrossFit ho fatto 9 anni di salto con l'asta, facendo gare internazionali e nazionali. Ho vinto anche 5 titoli italiani. Ho partecipato a 2 gare internazionali, le Gymnasiadi e un triangolare con la nazionale italiana. Quindi mi sono sempre divertita a portarmi al limite e a competere con gli altri. La mia giornata tipo è molto 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 piena di impegni. Si incomincia con la sveglia presto. Le prime ore, quindi le prime classi, sono la mattina presto, più o meno la prima alle 7 di mattina. Subito dopo faccio una prima sessione di allenamento. Dopo circa 2 orette ho la seconda classe, poi magari ho la pausa pranzo, subito dopo la seconda sessione di allenamento e poi ho le classi serali. Tempo libero c'è, ma non c'è in realtà, perché la sera arrivo a casa che sono morta, cotta. Nel weekend adesso ho iniziato anche a fare dei workshop in giro per l'Italia. Poi io ho le gare, vado a fare dei corsi di aggiornamento per me stessa e quindi cerco sempre di ritagliarmene un pochino, ma è molto difficile. Però penso che ho 26 anni e finché riesco a tener duro vado avanti. Io sono seguita da un allenatore e ho una scheda da rispettare per gli allenamenti. Però, come tutti, ho le giornate sì e le giornate no. Magari ci sono delle giornate in cui mi sento super energica e vorrei spaccare il mondo e ho il rest day. Come può essere che c'è la giornata in cui ho 5 ore di allenamento, ovvero 2 sessioni di lavoro, e io proprio non ce la faccio, sono stanca. Lì valuto con il mio allenatore. Se è una stanchezza a livello muscolare, magari cambiamo qualche esercizio, scarichiamo un pochino i carichi. Se è una stanchezza a livello mentale, perché può essere, lavorando, svegliandomi comunque alle 5 di mattina a volte quando devo aprire la palestra, eccetera, in quel caso si lavora e si fa quello che si riesce, nel senso che si fa tutto quello che c'è scritto, magari non al 100%, non all'80%, però già lavorando al 60% il lavoro, mentale e anche fisico viene fatto. La motivazione che mi permette di fare questo sono gli obiettivi. Quindi avere sempre un obiettivo, non farlo a caso. I miei obiettivi sono le gare, io voglio arrivare al massimo della performance alle gare. Quindi non ho voglia, però io penso, ok, le altre ragazze anche loro non avranno voglia, ma si staranno allenando. Io in quel caso non mi alleno all'80%, non mi alleno al 100%, ma già facendolo al 60% è sempre meglio che stare fermi e quindi allenarsi allo 0%. Anche io ho i miei esercizi preferiti e i miei esercizi più odiati. Parto dai più odiati, naturalmente l'assault bike che mi sbrana le gambe. E i thruster, ragazzi, i thruster mi ammazzano di fiato, di gambe, in più avendo problemi di mobilità di caviglie faccio davvero fatica.
I due movimenti, anzi i movimenti che più amo, sono più che movimento macchinario lo ski erg, mi piace tantissimo, e il power clean, cioè un movimento che mi piace, e oltre quelli alla sbarra, quindi il bar, muscle up, pull up e chest to bar, sono i movimenti che davvero preferisco di più. Ah, un altro che preferisco, i lavori con i dumbbell, quindi dumbbell snatch davvero mi piace tantissimo. And all I want is you. Lay in my bed, I'm missing your body. See your face when I'm looking all around me. I think I love you. I prossimi impegni che ho sono le qualifiche per i French Throwdown, quindi una gara a Parigi, livello europeo molto alto. Gli Adriatic Games insieme ai miei compagni di team, Andrea Ferrero e Frederic Hasson, alla quale faccio tra l'altro le congratulazioni perché gareggerà ai regional, e poi gare estive vedremo, e sicuramente proverò la Swiss Alpine Battle. L'ultima cosa che mi sento di dirvi è, ragazzi, è una passione, è uno sport. Mi rendo conto che ricevo tantissimi messaggi da alcune ragazze, alcune che lodano il mio fisico, altre che hanno paura di diventare grosse. Ragazze, non succede così, se alzate qualche pesetto non diventate degli uomini, ve l'assicuro. Okay, io comunque sono un atleta, mi alleno 5-6 ore al giorno, quindi il mio fisico si è adattato a quello che faccio. Naturalmente voi allenandovi nelle classi avete solo che da migliorare, rassodarvi e avere un fisico al top per l'estate. Uomini uguale, ok? Mi rendo conto che alcuni prendono anzi in giro il tipo di fisico che abbiamo noi crossfitter, però la maggior parte delle volte, mi spiace dirlo, ma potrebbe essere invidia. Ciao a tutti, vi aspetto sulla mia pagina Instagram, Chiara Rota CF, o la pagina Facebook Chiara Rota. Ciao!